Carissimi tutti, intanto grazie per la simpatia con la quale ci seguite e vorrei un attimo fare il punto della nostra situazione attuale. Allora, noi per entrare all'auditorium dove lavoriamo, come in tutti i luoghi di lavoro in Italia, esibiamo all'ingresso il nostro Green Pass e poi tutti abbiamo anche la misurazione della temperatura. Inoltre, per maggiore sicurezza, 2 volte alla settimana facciamo anche il tampone rapido. A questo punto, se tutti abbiamo il Green Pass, siamo a posto perché secondo la legge attuale è l'unico strumento che serve per accedere ai luoghi collettivi. Non è possibile, per motivi di privacy, indagare sull'origine del Green Pass, che può nascere, come voi sapete, o da vaccinazione o per chi non è vaccinato da un tampone ogni 48 ore. Ma noi non possiamo sapere chi si è vaccinato e chi no, ripeto, per motivi di privacy. Per quanto riguarda Mietta, lei è positiva, sta a casa e quindi dovremo aspettare che si negativizzi. Michael sta benissimo, ha fatto 2 tamponi rapidi negativi, un molecolare negativo, ma dovremo aspettare i termini di legge, diciamo, per il suo rientro al lavoro. Per quanto riguarda invece Memo Remigi, circolate delle notizie totalmente false. Lui ha semplicemente incontrato una persona risultata positiva. Questo incontro così fugace lo ha però incluso nel tracciamento di questa persona e lui adesso ha fatto i suoi tamponi rapidi, ha fatto il tampone molecolare, tutto è negativo, ma stiamo aspettando di sapere quando e come può rientrare nel nostro cast. E per fortuna, facendo corna di corna, come direbbe Totò, per il momento sta bene. Quindi auguriamoci che tutto vada per il meglio e buon ballo a tutti.